Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Io intervengo in merito ai fatti di Strasburgo dell'altro giorno. La gravità di quanto accaduto non necessita di ulteriori note. Vi voglio far presente, voglio farvi ricordare quanti minuti di silenzio si siano svolti, a quanti minuti di silenzio avete assistito, quante dichiarazioni di cordoglio, quanti mai più. Vi ricordate i gessetti colorati? Sapete qual è la gravità dell'evento che è successo? Oltre, mi unisco alla solidarietà verso la famiglia di Antonio Megalizzi, il nostro connazionale attualmente in condizioni disperate in ospedale. Il luogo che è stato colpito è il mercatino di Natale presso la cattedrale di Strasburgo. Questo mercatino risale al 1570. È una tradizione che attiene alle nostre radici più profonde. Quelle radici cristiane negate da alcuni di noi, colpevolmente negate da alcuni di noi, ma ben presenti per i nostri nemici. Perché quanto avvenuto, il signor colpevole, quello che ricercano, Sherif Chekat, già noto alle forze dell'ordine per posizioni estreme, ha una caratteristica in comune con i colpevoli di molti mille altri eventi occorsi in Europa e nel mondo. La sua visione del mondo, la sua ideologia, la sua religione è un musulmano. Vi posso dire che uno dei primi comunicati stampa delle agenzie europee nelle ore immediatamente successive all'evento è stato fatto dalla comunità islamica locale di Strasburgo, che con tragicomico cinismo ci dice che le vere vittime di questo attentato sono i musulmani. Cioè, spieghiamo bene, si spara per le strade, si uccidono cittadini europei e non solo europei, e gli occidentali, che tollerano queste comunità poco tolleranti nei nostri confronti, sono colpevoli, a prescindere, di razzismo. Guai a ribellarsi al fatto di essere bersagli di un attentato. Tant'è vero che, per il resto encomiabile discorso di questa Presidenza che ha introdotto l'evento, la parola Islam o musulmano era assente, perché abbiamo timore di dire la verità, signori. Abbiamo timore di dire che la separazione tra Stato e Chiesa, la laicità dello Stato che non viene dall'illuminismo, è molto più antica, perché date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Non lo ha detto Rousseau, ma lo ha detto Gesù Cristo, è riportato nel Nuovo Testamento. Per noi è un principio scontato, scontato perché connaturato alla nostra religione e scontato perché connaturato ai principi della democrazia. Attenzione, che questi principi sono molto delicati e c'è da chiedersi, concludo Presidente, mi scusi, grazie, l'Islam è integrabile nella nostra democrazia? Questa ideologia, non religione, lo è? Per me no. E con questo concludo e vi invito a riflettere. Grazie. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti.